Buonasera amici, stasera prepariamo delle tasche ripiene di tacchino con speck, provola affumicata, senape, zenzero e salvia. Cominciamo ovviamente affettando il nostro petto di tacchino che ci siamo fatti fare dal macellaio. Io preferisco farlo intero, prenderlo intero meglio e preparare le mie tasche. Me lo vado ad affettare così come mi piace. Per cui ho cominciato tagliando, non arrivando fino alla fine, perché devo farne una tasca. Affetto ancora. Ecco. Arriviamo qui alla fine. Abbiamo preparato la nostra prima fetta che diventerà una tasca. Intanto ve ne faccio vedere una. Bene, cominciamo ad appiattire un po', togliamo quelle cosettine che non ci piacciono. Allarghiamo ancora un pochino, perché mi sembra un po' spessa questa fetta. Ce la allarghiamo, eh? Poi con il coltello possiamo fare un po' come ci piace. Ecco qua. Iniziamo spalmando un po' di senape, non troppo forte, eh? Una senape adeguata, dolce. Non parliamo di senape molto piccante, gli diamo proprio una bella spalmatina. Ecco qua. Mettiamo poi la nostra fetta di speck. Ovviamente andiamo a bardare una sola parte. Procediamo con la provola affumicata. Se non avete la provola affumicata potete metterci della mozzarella o una sottiletta. Io trovo che la provola affumicata gli conferisca un sapore un po' più particolare, ecco, più deciso. Le nostre spezie dell'orto, sapete che c'ho l'orto, per cui in questo caso sarà della salvia, che io ho essiccato, per cui la vado a sminuzzare. Non aggiungo sale e non aggiungerlo, se posso permettermi il suggerimento, perché lo speck già di per sé è ben salato. Una spruzzatina di pepe e andiamo a chiudere. Ecco qua. E lo fermiamo con dei stecchini pronti dalla mia dispensa. È un piatto che vi farà fare un buon successo. Dice: ma il tacchino non sa mai di niente. Beh, provatelo così. Provatelo con questa ricetta e vedrete che anche il tacchino prenderà una sua buona identità. Non avrà nulla da invidiare a tante carni più nobili. Di sapore, non di qualità. Questi sono i tacchini che provengono dalle nostre campagne, per cui sono tacchini casarecci. Ecco qua. È pronto. Adesso vi faccio vedere come procediamo per metterlo in padella. Abbiamo messo in una padella larga un po' di burro di buona qualità, di quelli salati io uso tedeschi. Ora, mentre il burro si scioglie, queste sono le nostre tasche di tacchino, dove sono avanzati anche dei pezzetti di tacchino dei quali ho fatto dei bocconcini che poi andiamo a cuocere insieme. Non si butta niente. Prendiamo la nostra prima tasca, la infariniamo per bene. E la adagiamo sulla nostra padella. La seconda,
Io vi dico, provate questo piatto perché è veramente buono, eh? Saporitissimo. Ecco, vedete, mi sono avanzati dei bocconcini, dei pezzettini, o meglio di tacchino, no? I taglietti che ho fatto. Noi che facciamo adesso? Li infariniamo e li uniamo in cottura. Scoliamo bene la farina. Alziamo la fiamma. Ecco. È il momento di aggiungere dei profumi. Ho preso un appendice del mio zenzero che andrò a grattugiare sopra. Non tantissimo, giusto per dargli un buon profumo e quel sapore agro, no? Gli agrumi un po' piccantino. Ecco qua il nostro zenzero. Io aggiungerei, anche se non ve l'ho detto prima, una nota di agrumi. Ho due clementine profumatissime e le vado a spremere sopra come un succo, vedete? Vorrei farvi sentire già da qui i profumi che scaturisce. Meraviglioso. Ne mettiamo un altro. E dobbiamo lasciare andare adesso. Mi raccomando, non salate. Dopo 2-3 minuti arriva il momento di girarli. A questo punto uniamo un pezzettino di scalogno che io ho appena messo, un pezzettino di scalogno, non prima, sennò si brucia. Ecco, giriamo anche i nostri bocconcini. Aggiungiamo mezzo bicchiere di vino bianco. Adesso questo vino bianco, insieme alla farina dell'infarinatura, oltre alla cottura, creerà una cremina. Incoperchiamo e aspettiamo qualche minuto e vedrete tra poco il risultato. Scoperchiamo. Oh, che bello! Ecco il nostro tacchino. Giustamente c'è ancora un bel po' di liquido. Deve cuocere bene il tacchino, eh? Il pollame va ben cotto. Per dare un sapore un po' più deciso, aggiungiamo un po' di senape sopra le nostre tasche. E lasciamo andare ancora. La nostra cremina si è veramente addensata, guardate che bello. Gli diamo ancora una girata. Ecco. Anche i nostri bocconcini sono veramente belli invitanti. Sentiamo un attimo se il sapore della salsina è giusto. Perfetto. Ha un giusto sapore di acidità e dolcezza e gusto deciso che viene dato anche dalla senape. Ora procederemo all'impiattamento. Il nostro piatto è ultimato. Adesso lo mettiamo in un giusto piatto, no? Dove ho messo ancora un po' di agrumi, i miei mandarini. No, non sono mandarini, ad essere corretti, sono le clementine.
Allora, prendiamo le nostre tasche. Sono venute due tasche, i nostri bocconcini. Andiamo a mettere tutta la nostra salsina gustosa e invitante. Questo è il risultato. E beh, è fumante ovviamente appena uscito, dalla padella. Io vorrei procedere assaggiando un bocconcino. Tutto mi sembra meno che tacchino. E così deve essere, perché il tacchino tante volte non sempre mette d'accordo tutti i palati.